nella notte gelata, fissava il cielo per accendere il sogno della vita, per essere la ragazza gotica del mago. Gli alberi si ricoprivano d'argento, il fiume diabolico cominciava a sommergerla, l'infatuazione era in agguato, la guardava, la illudeva, la possedeva, entrava nella mente e nelle vene, l'avrebbe fatta impazzire. Visse così per tutti i giorni proibiti, di amore eterno, di adorazione, di tutto ciò che una donna non avrebbe mai potuto avere. Ma un giorno il fato disse basta, e quel giorno lei non fu in grado di erigere attorno a sé muri invisibili di vetro. Lui la guardò senza parlare, le consegnò la lettera fatale. Disse nulla, si girò e scomparve. Lei, con la bocca impietrita, con il respiro congelato, era già defunta. Passò i giorni e le notti con gli occhi ciechi di lacrime, morendo di dolore. Adesso il suo unico ricordo è simile a favole di nebbia, mentre immobile guarda i fiori attraverso le radici.